Hashtag io sto con gli artisti. 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 Ed eccoci qui prontissimi per partire con un'altra puntata di Hashtag Io Sto con gli artisti. Con noi oggi Dorian Pazzini, benvenuto, ben trovato. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Allora, cantante, chitarrista e anche armonicista. Sì, sì, sì. Una grandissima passione per la musica. Certo, da sempre. E poi sei qui di San Marino, ancora non c'eravamo conosciuti. Siccome sono venuti tutti i ragazzi che hanno fatto parte anche di San Marino United Artist, mancavi solo tu, vedi? Esatto, arrivo anch'io, e ti abbiamo pescato perché a noi non ci sfugge niente. Perfetto, perfetto. Come stai innanzitutto? Bene, bene, emozionato. Però contento, insomma, faccio una cosa, cioè, mi piace molto questa cosa. Una bella situazione. Mi mancava la radio, anni e anni di esperienze. Di esperienze, la radio mi mancava, ecco. Bene, quindi c'è sempre la prima volta. Sì, sì, certo, certo. E questa è una cosa meravigliosa. Certo. Partiamo però anche dalle tue prime volte, nel senso che la passione per la musica ce l'hai fin da piccolo. Sì. Avevi 3 anni e tutto inizia con Heidi. Sì, sì, ero piccolo, ero molto piccolo. Mi raccontavano che appunto dicevo che da grande volevo cantare Heidi. Ora, non ho mai cantato Heidi alla fine, però ho cantato tutte le altre cose. Io pensavo a un Heidi in versione rock, potrei farla. Visto che il rock è, diciamo, il tuo genere prediletto. Sì, mi manca. Heidi versione rock, per la prossima volta, quando vieni qui... Va bene, la preparerò a posto. Prepari Heidi versione rock. Insomma, poi ovviamente hai fatto parte di diverse band durante tutta la tua adolescenza durante tutta la tua crescita. E poi a un certo punto hai deciso di fare musica da solo, di fare il solista, quindi di buttarti e di fare, insomma, i tuoi pezzi, le tue cover. Esatto, sì, dal 2000 che vado avanti con questo progetto. Ho un repertorio che all'incirca sono più di 50 brani e mi accompagno con le chitarre, vado in giro col mio impiantino, con le mie casse, il mio mixer. Ecco, questa è una cosa che infatti mi ha incuriosito moltissimo. Sì. Cioè, tu prendi tutto il tuo kit, un po' come appunto avere tutto... una schiera di musicisti lì con te. Sì, esatto. Solo che pesa di più il mio kit dei musicisti, anche perché loro si caricano macchina da soli, invece le casse, il mixer, l'amplificatore, chitarre, eccetera, eccetera. No, però insomma è una cosa che faccio da tanto, che mi piace, più altre cose magari in mezzo. Che certo, sì, che contribuiscono comunque a portare avanti questa mia passione per la musica. Esatto. Allora, passione, dicevamo, per la musica rock. Siccome a noi piace tantissimo insomma tuffarci subito per conoscerti nella tua musica, ci fai ascoltare il tuo primo brano. Apriamo così? Sì. Vai. A burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 while the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 but the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours melt. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 but the flames went higher. Burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 but the flames went higher. It
ma che bella atmosfera. Beh, abbiamo aperto veramente alla grande Dorian Pazzini su Radio San Marino. Tra l'altro, penso che questo sia uno dei brani al quale tu sei magari affezionato per qualche motivo particolare, credo. Sì, c'è un motivo particolare. Guarda, sistemati pure tranquillamente, perché qui viviamo con i nostri ascoltatori, tutto in diretta, si condivide tutto, il bello del live è anche questo, quindi okay, infilati le cuffie tranquillamente. Vediamo se riesco a ripristinare. Ecco. Ok, allora. Sì, praticamente in uno dei miei viaggi che ho fatto in America sono stato a Nashville. Nashville sì. È una città dove appunto nel centro, diciamo, c'è questa via e dove tutti suonano, ci sono locali dove suonano tra l'altro divinamente tutti e lungo le strade ci sono anche degli artisti di strada, musicisti. Sì, io so che tu cioè ti sei anche improvvisato lì in qualche modo. Artista di strada. C'era questo signore che suonava, tra l'altro era in maggio, quindi era un caldo pazzesco, questo signore che suonava questa 12 corde, che però ne aveva 11 perché una probabilmente una era saltata. Sì, sì, esatto. Vabbè. Gli ho chiesto se potevo fare un pezzo, lui contento mi ha passato subito la chitarra, in più mi ha messo il suo bel cappello. Sì, tutto bello sudacchiato immagine. Con un sorriso stampato sulla faccia ho fatto so male. Beh, un'immagine molto rock comunque. Sì, sai. Molto rock, diciamo così, dai. Molto diciamo rock. Così. Sei legato dunque a questo brano, questa cover che hai appena fatto per quale motivo? Proprio per questo viaggio? Sì, diciamo che poi lì appunto Nashville, Johnny Cash era esatto, cascava benissimo. Esatto, quindi dai, l'ho messo in repertorio, ecco. Ok, allora continuiamo il viaggio con la musica. Dove ci porti e con chi? Questa volta rimaniamo in Italia, abbiamo un bellissimo patrimonio del periodo dei cantautori, secondo me, che merita. Che merita. È un brano di Francesco De Gregori, un classico, Rimmel. Ah, però, che scelta! Cioè, c'è una motivazione particolare per la tua scelta? No, è un pezzo che mi piace, mi è sempre piaciuto e lo faccio un po' con l'armonica, mi accompagno così. Ok, allora noi siamo prontissimi, questo hashtag Io sto con gli artisti, Dorian Pazzini ci regala Rimmel di De Gregori. Qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro, un trucco. E in futuro invadente fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. E ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene di un colore solo, li puoi nascondere e giocare come vuoi, o fare rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io senza capire ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te.
le tue labbra, puoi spedirle a un indirizzo nuovo. La mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene di un colore solo. Li puoi nascondere e giocare con chi vuoi, o fare rimanere buoni amici come noi. Pazzini su Radio San Marino in una cover di De Gregori, Rimmel. Sei veramente bravissimo. Guarda, ogni volta che suoni viene voglia di cantare. Questa, questo è il film. No, te lo risparmio, guarda. No, perché? Sono particolarmente brava nel canto, anzi sono piuttosto stonata. Ma tu hai iniziato invece molto presto. Hai, sì, hai passato circa 10 anni a studiare, insomma, un po' anche per quel che riguarda la tua voce. Esatto, che ho letto. Di studio della voce. E che cosa ha comportato in realtà questa cosa? Era l'educazione della voce. Cioè, 10 anni in cui sei partito da A e sei arrivato, immagino, a B. Sì. Ecco, sì, sì, che sì. Cosa è cambiato? Che cosa si è evoluto? Che cosa vedi di quel magari ragazzino, no? Che poi invece è cresciuto e che adesso magari non c'è più. Vabbè, quindi pare del tempo, diciamo. Più certo, che del frangente di tempo che riguarda soprattutto la musica, però, nel campo proprio musicale, quindi nel canto anche. Beh, c'è stato il fatto di fare questo studio, diciamo, mi ha portato a conoscere altre realtà. Andavo privatamente da una signora e appunto dopo ho conosciuto generi anche diversi, diciamo, genere sacro, lirico, ho fatto qualche spettacolo anche su quel genere lì, però comunque sia la mia passione rimane sempre quella della fedelissimo al rock, esatto, quindi ho fatto esperienza e comunque ho educato la voce, esatto, anche per quanto riguarda il genere rock, che Certo, anche perché conoscere altri generi, comunque misurarsi con qualcosa che magari non è proprio il nostro preferito, sì, comunque con qualcosa che non è nelle nostre corde, porta comunque però anche un ventaglio di conoscenze di cui uno, che uno può tenere lì in saccoccia, poi magari non si sa un giorno, esatto, no? Intanto ce l'hai, diciamo. Intanto c'è. E intanto noi continuiamo a gustarci la bella musica qui live su Radio San Marino. Ti do il tempo di cambiare anche la chitarra, perché voi musicisti girate sempre con quelle due o tre chitarre. Io immagino, cioè nel senso, io da inesperta dico, ma come faranno a cambiare in 2-2-4 da una chitarra all'altra, da un ritmo all'altro? Immagino anche lì che cambi un po' anche le sonorità poi qui uso sia la 12 corde che la 6 corde acustica, quindi ecco, hanno solo un po' di arso. Quando da grande sarò famoso, ci sarà chi lo farà per me, che mi porterà le chitarre e le casse, ma ancora. Vabbè, ci lavoriamo noi sopra. Intanto abbiamo espresso questo desiderio, l'abbiamo lanciato nell'etere. Anzi, adesso di desideri se ne realizza sicuramente uno, quello dei nostri ascoltatori, di sentirti in un'altra cover. Che cosa ci porti? È un pezzo di un cantante nostro, nostrano. Di Francesco Renga, un pezzo che si chiama Raccontami, che penso che conoscete. Tu ti la puoi cantare, sì. No, guarda, te lo risparmio, mi gusto il tuo live. Okay. Vai, Dorian. Semplice parlare con te e dietro ad un telefono ascoltarti ridere, capire che dolce è solo per un attimo, ignorare i brividi che non senti più. Amore, raccontami. Amore, racconta l'inverno che c'è. Distante,
grande da farmi perdere. Sono qua a rincorrere parole, ad inventare ancora scuse, ad accorgermi che non sei più parte di me. E nelle stanze del mio cuore ti ho sentita piangere, un amore inutile, ti ho vista delusa, sempre più lontana, una stella pallida che non brilla più. Amore, raccontami. Amore, racconta l'inverno che c'è. Sei così grande da farmi perdere. Sono qua a rincorrere parole, ad inventare ancora scuse, accorgermi che sembra impossibile. Piove già, non ho più domande, poi ora è tardi, ci sentiamo più avanti se vuoi. Amore, dove sei? Sembra impossibile. Mamma mia, che bella atmosfera che ci hai creato stamattina qui su Radio San Marino. Dorian Pazzini, lo dico per chi si fosse collegato in questo momento, tra l'altro c'è anche una bella diretta Facebook che poi potrete anche riguardare, quindi lo dico per chi si è collegato magari da poco. Abbiamo fatto una bella mattinata di cover, l'insegna ci ha portato prima a Nashville, poi siamo ritornati qui, insomma siamo ritornati in Italia, quindi abbiamo fatto un bel De Gregori, sì. E insomma ci stiamo regalando dei bei momenti live. Però prima, siccome il tempo è un po' tiranno, prima di andare via ti volevo chiedere se ci facevi qualcos'altro. Ma volentieri. Con cosa ci salutiamo? Allora, vai, prendi sempre la chitarra perché noi facciamo sempre tutto live, condividiamo tutto con chi ci ascolta. Allora, cosa? So, ne avrei un paio, ma un paio mi menate. Facciamo uno, beh. Va bene, con cosa? Iris dei Goo Goo Dolls. Un pezzo, un evergreen, come si diceva, no? Sì, un sempreverde, come dico sempre io. Verde, sempre, visto la primavera. Ecco, esatto. Va bene, dai, dopo ci salutiamo. Ok. Give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life, 'cause sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want to see me, 'cause I don't think that they understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Can't find the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies. When everything's feel like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't wanna wanna see me, 'cause I don't think that they understand. When everything's made to be broken,
just want you to know I am. I just want you to know who I am. Mamma mia, che finalone! Guarda, sono sicura che chi ci sta ascoltando sta già applaudendo. Io ti faccio l'applauso in diretta qui su Radio San Marino. Dorian Pazzini è stato con noi. Vi ricordo che se volete appunto rivedere questa diciamo puntata di Hashtag Io Sto Con Gli Artisti, potete trovarla sia sulla nostra pagina Facebook, poi nei prossimi giorni disponibile anche ovviamente sul nostro sito. Io Dorian ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, è stato veramente un piacere, un onore per essere stato con noi. Ti aspettiamo per appunto il pezzo su Heidi. Ormai ti sei preso questo compito, quindi sarà tuo compito eseguirlo per la prossima volta. Alla grande, grazie mille, a presto. Ciao a tutti, ciao Dorian, ciao.